quando me lo guardo più. Che ringrazio in maniera particolare perché avevamo programmato un altro intervento, un'altra lezione ad hoc con il sottosegretario della Vedova, però si è prestato con una cortesia dovuta non soltanto all'amicizia personale, ma anche alla sua partecipazione attiva a tutte le battaglie, veramente a tutte le battaglie di libertà in questo paese. Io l'ho sentito parlare pochi minuti fa, ti ho visto al TG1, mi pare, no? Sì, ho visto il TG1 delle 13.30 e anche la vicenda di queste ore che avete ascoltato e che riguarda il DJ Fabbo, l'ha visto impegnato, però sono legate a Della Vedova, dicevo, le battaglie di libertà più importanti di questo paese, per cui non è solo un dato di amicizia, è un fatto, perché rispetto a tanti giovani, oggi abbiamo il Pienone come vedi, rispetto a tanti giovani della scuola di liberalismo, l'onorevole Della Vedova si è prestato e si presta molto volentieri, dunque ne siamo doppiamente grati per questo suo impegno. Io a questo punto mi fermo qua, lascio la parola, come dicevo, al professor De Luca, che presenterà il dipartimento, visto che c'è Della Vedova, e presenterai anche la prima iniziativa, poi Santucci introduce. Grazie, prego Valerio. Grazie Presidente. Non è, va bene così, parlo per il web. Innanzitutto saluto prima gli studenti della scuola di liberalismo, ovviamente il sottosegretario Della Vedova, ringrazio tutti di questa nostra partecipazione. Come diceva il Presidente, abbiamo di recente costituito un Dipartimento di Relazioni Internazionali, che dirigo personalmente, insieme al Presidente del Dipartimento, che è il Ministro degli Esteri già del Governo Monti e Ambasciatore Terzi. Un dipartimento che nasceva dalla necessità in qualche modo di confrontare i principi di liberalismo classico con tutta una serie di nuovi sconvolgimenti che stanno in qualche modo aprendosi negli orizzonti internazionali, dalla Brexit, dalle nuove elezioni della presidenza Trump ed ancora da queste ultime notizie che riguardano appunto una sorta di ipotesi di una Europa a due velocità, senza poi contare le incertezze che riguardano appunto il tema del terrorismo, le minacce ambientali, l'inquinamento e quindi tutta una serie di tematiche globali che in qualche modo attraversano in maniera trasversale tutti gli stati e quindi pongono in crisi in qualche modo sia la razionalità appunto politica, ma soprattutto il quadro dei rapporti internazionali. Quindi era un vuoto che è stato colmato all'interno della Fondazione, quindi ringrazio il Presidente di questa opportunità. Poi tra l'altro abbiamo la coordinatrice del Dipartimento, anche una studente della Scuola di Liberalismo, la dottoressa Capone, e quindi partiremo e lanceremo il primo nostro evento di inaugurazione, sarà invitato anche lei, sottosegretario, proprio alla Camera dei Deputati. Il tema è politica internazionale ed investimenti esteri. Saranno presenti il presidente dell'ISPI, il neo presidente dell'ISPI Gian Piero Massolo, nonché presidente di Fincantieri, l'amministratore delegato e presidente di General Electric Italia, Stefano Scalera, che è il consigliere del ministro Padoan per gli investimenti esteri, poi un professore molto importante che viene da New York, che è Dominique Salvatore, modera Paolo Messa. E appunto ci saranno le conclusioni dell'ambasciatore Terzi. È il 7 marzo, sono molto lieto, come diceva il Presidente, di voler estendere attraverso il dottor Santucci questa opportunità di partecipare a questa nostra iniziativa, essendo un incontro, diciamo, in qualche modo ha bisogno della necessità di registrarsi perché la Camera dei Deputati, quindi sarà piacere fare questa attività congiunta all'interno appunto della Fondazione. Quindi a questo punto lascio la parola. Grazie. Ovviamente siete tutti invitati, ma poi tramite i canali della scuola vi daremo i dettagli, la locandina, ovviamente è necessario l'accredito essendo una sede istituzionale. Allora, io sarò brevissimo, ringrazio il sottosegretario Della Vedova. Ovviamente non potevamo non partire dall'Europa, che un po' sembra il malato dello scenario politico attuale, dello scenario politico internazionale attuale. Ovviamente la platea, immagino, credo, quasi mi auguro, sia insomma una platea europeista. Il pubblico liberale è un pubblico, insomma, tendenzialmente, storicamente, un pubblico europeista.
Ovviamente, sottosegretario, oggi non, forse non si tratta più di dirsi europeisti, ma di avere una visione di quale Europa si vuole, perché abbiamo di fronte a noi delle declinazioni differenti tra chi vuole l'Europa delle nazioni, l'Europa dei popoli, l'Europa federale, l'Europa come Stati Uniti d'Europa. Sottosegretario, insomma, se ne è occupato, ma già prima del, insomma, del suo incarico di governo, da sempre è stato, insomma, avete di fronte a voi uno degli esponenti forse più europeisti del panorama italiano per la sua militanza, insomma, di lungo corso all'interno di formazioni politiche che vedevano l'Europa, insomma, come la salvezza. Vedevo in questi giorni, soprattutto sui social network, un'immagine, un piccolo grafico dove in nero c'era il periodo di guerra, in bianco c'era il periodo di pace. Si partiva, se non sbaglio, dalla pace di Westfalia fino ai giorni nostri. Ovviamente il periodo più lungo, il trattino bianco più lungo, era proprio quello subito dopo l'entrata in vigore dei trattati di Roma. Periodo sicuramente di pace, l'Europa unita, o comunque come la crediamo noi unita, ha garantito certamente, insomma, una pace che nel nostro continente, insomma, a livello storico non si era mai vista. Però vorrei un attimo scomodare Montanelli quando parlava della pace italiana durante la dominazione spagnola. L'importante è che non sia la pace del cimitero, perché oggi anche i più ottimisti, anche i più europeisti, insomma, vedono nell'Europa quasi, mi auguro di no, io personalmente quasi sono convinto, un morto che cammina. Le scadenze elettorali che vedranno il rinnovo della presidenza francese, del cancellierato in Germania, abbiamo visto che la Merkel, che se non sbaglio è in carica dal 2005, era in vantaggio con i sondaggi, Martin Schulz, dopo la sua, insomma, la sua chiusura da presidente del Parlamento europeo, è entrato in campo e i sondaggi stanno cambiando. Segno evidente che anche tra le forze europeiste che erano un po' schiacciate contro i populismi, Germania in tre governi Merkel, due sono stati di grande coalizione con i socialdemocratici, quindi è evidente che anche lì sta cambiando. In Italia, insomma, è storia di questi giorni, scissioni, eccetera, ovviamente indeboliscono il panorama politico delle forze europeiste che sono viste. Il Partito Democratico, ricordiamolo sempre, a livello di numeri il più grande partito al centro-sinistra europeo, e ovviamente una scissione ci fa stare sotto i riflettori, inevitabilmente. In che stato è l'Europa? Come vorrà l'Italia contribuire a questo cambiamento, se ci deve essere un cambiamento, o comunque a questo rafforzamento delle politiche europee? Ce ne parlerà Benedetto Della Vedova, che ringrazio ancora e a cui cedo la parola. Ringrazio io la Fondazione, il Presidente, tutti voi per questo invito. Sono stato ben felice, anche consentendomelo l'agenda, anche se per un periodo limitato di tempo, perché poi ho un altro appuntamento, ma di essere io a avere l'onore di inaugurare la scuola di liberalismo della Fondazione Inaudi, e di farlo su un tema non solo che sta molto a cuore a me, credo magari anche a qualcun altro, ma su un tema che secondo me è diventato, e lo sarà nei prossimi mesi, centrale nella discussione pubblica e nella discussione politica. Io leggo solo una frase presa dal Trattato sull'Unione Europea. Ispirandosi alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto. Io credo che il liberalismo einaudiano è molto qui dentro, è molto in questo punto del preambolo del Trattato dell'Unione Europea. L'Unione Europea è il malato, il grande malato. Io credo che sarebbe molto meglio pensare che l'Unione Europea oggi deve fare il medico rispetto
ai valori di libertà, di democrazia, di diritto, di Stato di diritto, di multilateralismo, di libertà dell'individuo in quanto individuo e non in quanto appartenente a una nazione. Perché se mai l'Europa non divenisse il medico, e io credo che lo sia e lo possa essere nei prossimi anni, e poi cercherò di dire perché, se il medico stesso sopravvive, naturalmente, come dici tu, se l'Europa non riuscirà a fare il medico, il destino del paziente rischia di essere quello infausto, la prognosi è infausta per le libertà degli individui, a prescindere dal fatto che questi individui appartengano a una nazione. Dico questo ovviamente e senza troppa fantasia, perché noi che siamo cresciuti guardando dall'altra parte dell'Atlantico, noi generazionalmente intendono, e vedendo dall'altra parte dell'Atlantico a Washington negli Stati Uniti il baluardo della libertà individuale delle persone e il motore di diffusione della cultura e della prassi delle libertà, dello Stato di diritto, del diritto, vediamo oggi tutto questo messo in discussione, cioè questo ruolo degli Stati Uniti messo in discussione programmaticamente. Mentre arrivavo qui ho letto un'agenzia in cui si diceva che l'amministrazione Trump prevede di aumentare in modo molto consistente le spese militari e di farlo tagliando i programmi che non sono di cooperazione internazionale, ma tutta la partecipazione americana ai programmi internazionali. Ed è quindi una scelta molto precisa che risponde a un input ideologico molto preciso, ed è una scelta tutta nazionalista o etnonazionalista, se davvero dovesse essere perseguita. No, io spendo di più per difendermi e rinuncio a avere una proiezione internazionale, ritirandomi da tutti quei programmi che prevedono anche spese, che vedono coinvolti sul piano internazionale gli Stati Uniti. Perché, come dice Bannon, gli Stati Uniti non sono un pezzo della globalizzazione, ma sono una nazione innanzitutto con una economia. Siamo passati rapidamente e nell'ambito dello stesso partito, quello più istituzionale degli Stati Uniti, i repubblicani, dall'esportazione della democrazia nel mondo come proiezione internazionale, quasi a una indifferenza per la democrazia nel mondo. Questo spiega il ritiro. Poi all'interno, su base non universalistica ma etnonazionalistica, sicuramente la discussione sulla libertà resterà viva. Ma io credo che inaudianamente l'idea della libertà in un paese solo e del liberalismo in un paese solo è un'idea che rischia di avere le gambe corte e fare poca strada. Da questo punto di vista l'Europa, e io non sono europeista per passione e per convinzione soltanto, lo sono per interesse del mio paese e interesse come individuo.
e l'interesse è a quello continuare a vivere in un mondo in cui naturalmente tutto è relativo, ma in cui l'elemento di fondo sia la libertà, lo stato di diritto, cioè l'ancoraggio delle istituzioni alle costituzioni e alle leggi, argine dell'arbitrio dello Stato sulle persone. Lo sono perché credo che questo sia l'interesse del mio paese, dell'Italia, perché una media potenza come la nostra, destinata a diventare una piccola potenza nei grandi numeri della demografia e dell'economia nel giro di poco, si condanna alla totale irrilevanza sullo scenario mondiale, a non essere un attore di quello che succede fuori dai propri confini, l'Italia da sola, e ad essere spettatore e magari a chiedere clemenza alle potenze che nel frattempo si stanno formando. Io credo che l'interesse dell'Italia sia coincida con l'Unione Europea. Se l'interesse dell'Italia è di rimanere un attore, io credo che l'interesse dell'Italia sia nella forza dell'Unione Europea, che è a rischio, ma ci veniamo dopo, l'Unione Europea e quindi anche la sua forza. Se l'Italia ha l'ambizione di avere una vera capacità di difesa da teoriche offese, penso che di fronte alle offese che possano venire da est o da sud, è evidente che non potrà essere l'Italia, dovessero venire, magari non vengono, che non può essere l'Italia da sola a difendersi rispetto alla scala delle potenziali minacce di varia natura o pressioni di varia natura. La scala europea, diciamo per i prossimi 50 anni, probabilmente è una scala adeguata, o per i prossimi 30 anni è una scala adeguata anche rispetto alla difesa dello Stato e dei cittadini. Dal punto di vista economico, e qui purtroppo l'amministrazione Trump ha già segnato, cancellando il TPP, ha già segnato una profonda discontinuità e inversione di marcia rispetto a quanto uno si aspetta dagli Stati Uniti, cioè di essere i promotori della libertà economica, non solo nella propria contea per contea, ma insomma di spingere per avere libertà economica e libertà di scambio sul piano internazionale. Anche dal punto di vista del commercio internazionale, io credo che l'interesse dell'Italia coincida con un'Unione Europea forte, perché è così che si possono avere accordi commerciali come quello appena chiuso con il Canada o quello fatto tra Unione Europea e Corea del Sud, insomma medie potenze, ma o come quello che temo non si farà più, il TTIP con gli Stati Uniti. È evidente che in quella scala, cioè del principale mercato del mondo, della principale forza produttiva tutto assieme del mondo, che è l'Unione Europea, si può pensare ad avere degli accordi commerciali in cui la capacità di negoziazione sia forte rispetto, come ci viene sempre detto, agli standard ambientali, di lavoro, eccetera, eccetera. Vedremo quello che succederà alla Gran Bretagna naturalmente, ma è evidente che un paese come l'Italia potrebbe alla meglio accettare benevolenti offerte di accordi commerciali, ma non essere un protagonista di questi accordi commerciali. L'Unione Europea è destinata a rimanere e a continuare a essere, se sopravviverà, un big player degli accordi commerciali, e a spingere per evitare che sia solo la Cina a
in modo vero o meno vero, a essere frontman del libero commercio internazionale. Poi possiamo discutere se il commercio deve essere oltre che free fair, ma è evidente che se l'Europa dovesse cessare di avere un ruolo, a questo punto chi, penso anche da liberale come voi, mediamente crede nel libero commercio, a questo punto dovrebbe chiamare Pechino e dire: beh, mo ci hai dato una mano a tenere aperto il commercio mondiale, o torniamo a una fase di protezionismo su basi etnonazionaliste. Ma potrei proseguire per argomentare come, a mio avviso, a maggior ragione in una chiave di libertà, l'interesse degli individui, degli italiani e dell'Italia coincide con un'Europa forte, e non come molti che hanno voce potente ripetono instancabilmente in questi tempi, che l'interesse dell'Italia e degli individui sarebbe quello di uscire dall'Unione Europea, uscire dall'euro e chiudersi tutto. C'è un elemento di diritto, a mio avviso, anche da sottolineare, che è il seguente: noi abbiamo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che non è un'istituzione dell'Unione Europea, come voi sapete, ma non è un caso che la campagna di Michael Gove e dei conservatori britannici, che poi ha portato, poi loro sono stati, credo di poter dire, travolti da un inaspettato successo. Nessuno di loro pensava veramente di fare campagna per uscire dall'euro. Pensavano di fare il congresso interno, anziché scindersi, come ha fatto il PD, hanno detto: vabbè, ci contiamo nel referendum sulla Brexit. I miei colleghi britannici, alcuni anche tra i conservatori, direbbero che è proprio così, altri direbbero che è così. Però anziché scindersi, hanno fatto la conta su, e gli è overshooting, insomma, da parte di Gove e del sindaco Boris Johnson, che peraltro era notoriamente il più filo europeista, essendo sindaco della città più cosmopolita europea del Regno Unito, cioè Londra. Ma la campagna era cominciata contro la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quella di Strasburgo, molti più paesi dell'Unione Europea, l'Unione Europea in quanto tale anche, ma anche altri paesi, arriva fino alla Russia, nella idea che la Gran Bretagna, i sudditi di Sua Maestà, non potevano accettare che vi fosse una corte esterna a cui la Gran Bretagna partecipasse, ma che non fossero giudici sudditi anch'essi del Regno della Maestà a giudicare sui diritti degli individui. Voi sapete che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dei limiti naturalmente, ma può essere adita dai singoli, il singolo dei singoli in Italia. Berlusconi ha chiesto, e siamo in attesa, lui soprattutto, in attesa del giudizio della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, di poter verificare che la sua condanna, per una serie di ragioni, sia una condanna contraria ai diritti dell'uomo, alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. E qualora quella Corte dovesse deliberare in favore del cittadino italiano Berlusconi, lo Stato italiano sarebbe obbligato, in virtù della Convenzione, ad adempiere. Ecco, questo per esempio io trovo sia un grandissimo principio liberale, quello di corti con efficacia e non come volevano gli inglesi. Adesso hanno un po' rallentato la fuoriuscita dal Consiglio d'Europa e quindi dalla Corte dei Diritti dell'Uomo, per non esagerare, ma c'è un filo rosso che lega tutto questo. Uscire, cioè, io credo che sia un principio liberale l'idea che il diritto non abbia il confine nazionale, che i diritti che appartengano agli individui possano essere riconosciuti in un ambito di accordi e di regole, ma anche da istanze giurisdizionali che travalicano i confini.
Noi siamo, nel, tranne che dentro l'Unione Europea, nel mood opposto, cioè l'idea che il diritto è un diritto nazionale, nazionalistico, etnico, io dico. E questo è un principio che può dare origine a una deriva pericolosa, perché allora tu hai il diritto per i nativi e il diritto per gli stranieri anche nello stesso paese. Il passo è brevissimo, tu puoi pensare, secondo me qualcuno ci pensa, anzi siamo ai margini per il momento, questo viene messo già nero su bianco, ci sono diritti diversi goduti in modo diverso da persone che stanno sullo stesso territorio a titolo di ius sanguinis, di appartenenza etnica o no. Ecco, il multilateralismo nelle istituzioni e nel diritto è un altro principio che, se dovesse venir meno l'Unione Europea, non godrebbe più di buona stampa o di alcuna stampa in giro per il mondo. E questo, dal mio punto di vista, è un'altra delle ragioni per cui l'Europa è potenzialmente il medico, non il malato. L'Europa, siccome non voglio farla troppo lunga, lasciare spazio alle domande, se ce ne sono, l'Europa appare il malato. Allora, io sono molto insoddisfatto, da cittadino europeo, dell'efficacia, della trasparenza, della democraticità delle istituzioni europee. Sono molto insoddisfatto. E la mia insoddisfazione è seconda solo all'insoddisfazione per quello che non siamo riusciti a fare, che non sono riusciti a fare negli ultimi 20-25 anni nei confronti gli italiani, nei confronti delle istituzioni italiane, italiani, cittadini, elettori, politici, ministri, parlamentari, eccetera. Per cui, se sono insoddisfatto di quello, io poi ho fatto anche campagna per il sì, qualcuno no, ma insomma, se sono insoddisfatto della situazione istituzionale, politica, di trasparenza, di burocrazia e di libertà dell'Italia, ovviamente lo sono anche dell'Unione Europea, delle istituzioni dell'Unione Europea, ma con un atteggiamento analogo. Non è che io mi metto a fare la guerra ai burocrati cattivi dell'Unione Europea, che sono 60.000, su per giù tanti quanto sono i burocrati del Comune di Roma, incluso le partecipate, e tendenzialmente quei burocrati che stanno a Bruxelles o a Francoforte non scioperano il venerdì, non si ammalano quando c'è la partita della nazionale, anche perché comunque non si capirebbe perché le nazioni sono più di una, timbrano i cartellini, tendenzialmente non lo fanno timbrare ai colleghi, hanno fatto dei concorsi veri nella, insomma, 99%, 95%, parlano mediamente due o tre lingue, hanno mediamente una buona conoscenza dei principi basilari del diritto dell'Unione Europea, e io non credo che tutti i burocrati del Comune di Roma abbiano i rudimenti nemmeno della Costituzione, ma non ne faccio una colpa loro. E potrei proseguire, tasso di assenteismo, tasso eccetera eccetera. Per cui a me questa storia che l'Europa e dei burocrati sa tanto, questa come quella su cui dirò dopo dei cetrioli e delle banane, sa tanto, avrebbe detto il vostro nostro faro Luigi Einaudi, di fantoccio polemico, perché è facile fare il fantoccio polemico, ecco l'Europa è di burocrati, noi vogliamo la democrazia, io sono lombardo, i burocrati del Pirellone sono stati presi mentre, e lì non c'entravano più di tanti politici, mentre facevano soldi corrompendo e distraendo fondi pubblici, tasse dei taxpayers italiani e lombardi nel racket delle dentiere per gli anziani indigenti. Quindi
Vabbè, poi discutiamo sulla burocratizzazione. Io che sono, diciamo, dovrei essere o vorrei essere un politico libertario, addirittura un liberale, ovviamente so che la dialettica politica burocrazia, anche la migliore burocrazia, è una dialettica vitale di qualsiasi paese e va mantenuta vitale, il contrasto va alimentato con polemiche e misure serie, però non dicendo che dall'Italia noi ce la prendiamo con i burocrati europei. Altro elemento del fantoccio polemico è quello che riguarda la regolamentazione, la famosa questione delle banane e dei cetrioli e delle vongole. L'Europa si occupa del questo, mentre succedono tante altre cose, l'Europa e il Parlamento europeo. A parte il fatto che se uno andasse a vedere i progetti di legge e le leggi approvate dal Parlamento italiano e dalle quante regioni più le province a statuto speciale e il grado di dettaglio di tutta questa normativa, e usasse questa verba polemica, mio amico Salvini, no? Al quale giustamente la burocrazia, che la burocrazia europea giustamente accudisce nella sua libertà e nelle sue prerogative funzionali ed economiche di parlamentare europeo da più lustri, perché lui era stato eletto in Italia ma ha preferito tornarsene a Bruxelles, non si capisce, forse perché la libero e liberale, il posto dove possono fare politica gli anti-europeisti è il Parlamento europeo, fuori dai parlamenti nazionali, ma dentro il Parlamento europeo, ed è giusto che sia così, è costitutivo dell'Unione Europea, gli anti-europeisti hanno una libertà che altrove non hanno, perché la legge elettorale proporzionale, eccetera, eccetera. Ma questa cosa della guerra alla burocrazia europea in nome delle leggi è un altro elemento della caricatura. Noi abbiamo registrato la settimana scorsa il dato straordinario di export italiani, il record storico percentuale al PIL delle esportazioni italiane. Di questo record fa parte grosso modo oltre il 50% di esportazioni verso l'Unione Europea. E l'export agricolo è cresciuto ancora di più della media. Ovvio che per esportare e per creare un mercato unico ci vogliono regole uniche su tutto. E siccome molte barriere al commercio, in particolare al settore agroalimentare, non sono più i dazi, ma sono tutte le norme fitosanitarie sul packaging delle uova o sulla dimensione, è evidente che tu devi fare una regola standard, così non ci sono più alibi, non ci sono più rotture di balle. A maggior ragione per un paese come l'Italia, che ha produttori anche nel settore agroalimentare piccoli, cioè quelli robusti, vanno e si fanno largo, si fanno strada da loro. Noi abbiamo due o tre grossi multinazionali dell'agroalimentare, due o tre. Il resto della produzione sono aziende che non hanno quella dimensione lì. Quindi concorrono se hanno un level playing field, se ci sono regole uguali per tutti. Questo è tutta. Poi ci saranno regole sbagliate? Assolutamente sì. Dopodiché uno prende l'elenco dei provvedimenti legislativi dell'Italia sull'economia italiana dove c'è riserva di legge e andiamo a vedere se le leggi sono meno di dettaglio, se sono fatte sotto pressione delle lobby o no, territoriali o settoriali, o se sono fatte per garantire la libertà economica o per conculcarla. E allora facciamo una comparazione. E forse ci rendiamo conto che anche questo è un facile elemento del fantoccio polemico che si fa dell'Unione Europea per cercare di colpirla con le armi delle fake news o comunque quei colpi sotto la cintura. C'era stato il caso bellissimo della regolamentazione delle vongole. Il Parlamento Europeo spende 3 giorni, che poi magari sono 3 giorni davvero, noi ci abbiamo speso 3 anni, per la regolamentazione delle vongole.
Dopodiché si è capito che la regolamentazione delle vongole era quella italiana, estesa a livello europeo, ma i produttori dell'Adriatico di vongole vogliono vendere le vongole in Germania, e se i tedeschi dicono, perché le prendono da un'altra parte, che la dimensione deve essere A o B, allora tu devi occuparti umilmente, nell'interesse del libero mercato, del mercato unico e della libertà e della correttezza della concorrenza, anche di regolamentare quella roba lì. Ma non è che al Parlamento europeo si fa questo. In più, ogni singolo pezzo di legislazione europea, come voi sapete sicuramente, non è che lo vota il Parlamento europeo solo. L'ultima parola ce l'ha il Consiglio dell'Unione Europea, dove ci stanno i ministri di tutti i paesi. Quindi, alla fine, qualsiasi cosa, l'ultima parola ce l'hanno, io potrei dire purtroppo no, ma ne discutiamo un'altra volta, ce l'hanno i singoli paesi, i singoli ministri dell'agricoltura, che sono certo stanno lì a discutere se la vongola deve avere 2 mm in più o 2 mm in meno, in base alle esigenze dei propri produttori, se fanno le vongole piccole o grandi. Se le fanno piccole vogliono ridurlo, se le fanno grandi dicono no, facciamo le più grandi così vincono i miei produttori sui tuoi. Eppure queste sono alcune delle ragioni principali su cui si fa ancora oggi la polemica contro l'Unione Europea. I due parlamenti, io quando ho fatto il parlamentare europeo da radicale, noi tutti gli anni sul bilancio europeo sfracassavamo a tutti perché si superasse questa cosa delle due sedi del Parlamento europeo, che non ha più senso. Mettere Strasburgo sede del Parlamento europeo aveva un senso. Strasburgo è sul confine tra Francia e Germania. L'Europa nasce per provare a capire se era possibile che in particolare francesi e tedeschi e poi tutti gli altri smettessero di sbudellarsi ogni 20 anni, perché l'hanno fatto la generazione dei miei genitori. Di mio padre si è sbudellata nel 43, nella seconda guerra mondiale, la generazione di mio nonno l'ha fatto nella prima guerra mondiale, e allora si era deciso di provare a pensare a una cosa diversa. Niente più sbudellamenti, mercato unico, comunità dell'energia non è andata bene, non si è fatta l'unione militare, è partito il mercato unico, eccetera. E quindi si è scelto di mettere il Parlamento lì sul confine tra Germania e Francia, perché quello, l'Alsazia, la Lorena, era l'emblema dell'Europa che si pacificava. Vabbè, passati decenni, oggi c'è una questione di razionalità. Ma secondo voi, siccome la sede del Parlamento i francesi hanno voluto che fosse scritta nei trattati, e siccome i trattati vanno cambiati in quella parte lì all'unanimità, ma credo proprio all'unanimità, chi è che non vuole rinunciare al andate a spiegare alla Le Pen, parlamentare europea da sempre come il padre, che bisogna togliere Strasburgo per ragioni di razionalità e fare Parlamento a Bruxelles accanto alle altre istituzioni. Dice di no. Noi ci provammo con Chirac, che non era un lepenista, già mai, quella storica, e quindi ci teniamo due sedi del Parlamento europeo. E noi europeisti cerchiamo di dire, ma caspita, mettiamone uno, e ci becchiamo i nazionalisti che, non so usare un'espressione, insomma, un'espressione adatta a un pubblico di questo tipo, però la prendiamo in saccoccia, perché loro ci impediscono di fare una misura di razionalità e poi fanno le campagne elettorali dicendo l'Europa è quel posto folle dove ci sono due parlamenti. Dov'è che si firma? Ma sono loro, non Salvini in questo caso, vale bene, stanno nello stesso gruppo parlamentare. Pensate che facciano la battaglia per chiudere Strasburgo e rimanere tutti a Russia. Allora, è evidente, a mio avviso, che la campagna contro l'Europa in questo senso è una campagna ideologica e pericolosa. Churchill, che era un grande europeista e disegnava l'Unione Europea, poi qualcuno dice sì, ma lui pensava all'Unione Europea senza la Gran Bretagna, insomma, però era un grande europeista, aveva un disegno che dopo la Seconda Guerra Mondiale, quello dell'Unione Europea, allora in embrione, ma gli Stati Uniti d'Europa, diceva lui,
perché era il modello più... Churchill diceva della democrazia è una schifezza tranne tutto il resto, ma è meglio di tutto il resto. Ma io lo penso della democrazia, ovviamente lo penso anche delle attuali istituzioni dell'Unione Europea, sono una schifezza, ma meglio di tutto quello che c'è stato prima e che verrebbe dopo, se a vincere fossero quelli che vogliono rimettere i muri e poi fare le guerre volontarie, perché dicono riappropriamoci della sovranità monetaria, così esportiamo, svalutiamo, ma noi siamo furbi, no? Un ragionamento se va bene da anni 80, svalutiamo e quindi esportiamo di più, dove? Negli Stati Uniti, e noi pensiamo che quel nostro 50% di export che va in Europa, i tedeschi sono lì pronti a svalutare e poi prendere tutte le merci italiane, no? E magari chiudere un'azienda tedesca perché gli italiani che sono furbi, sono usciti dall'euro, svalutano e vendono ai tedeschi. Questo è quello la parte costruens, dovrebbe essere questa. La parte destruens è chiarissima, falliamo perché abbiamo un debito enorme, ritorniamo a pagare interessi, poi diciamo no, ma tanto cresciamo attraverso la svalutazione che ci consente di esportare. La svalutazione più l'inflazione abbattono il debito pubblico, eccetera, eccetera. Poi se qui c'è qualche pensionato, vorrei che mi mettesse, però uscita dall'euro, che mi mettesse per iscritto che lui è pronto per i prossimi 30 anni in cui starà in pensione, anziché a prendere i suoi euro, tanti o pochi, appartiene a un'altra discussione, la sua pensione nella stessa moneta del pensionato della Volkswagen, se è un pensionato della Fiat, lui pensa che invece è pronto a scommettere sul fatto che il pensionato tedesco continua a prenderli in euro e lui li prende in mare di padani o nella lira. Io, se dovessi consigliare a mia nonna, gli direi: guarda, ti lamenti che la tua pensione è bassa, ok, ne discutiamo un altro momento, però tutta la vita prendere in euro con lo stesso valore, la stessa inflazione dei francesi e dei tedeschi. Io la scommessa di... io magari ho ancora un po' di anni davanti, posso giocare la mia partita, tu no, sei in pensione, tieniti bene. Perché questa è la seconda ragione di attacco, no? Dopodiché il dato dell'export, casuale o no, frutto io credo anche di una buona azione del governo di questi ultimi 4 anni, c'è il boom dell'export. E grazie per esempio agli accordi di commercio internazionale che sono stati fatti tra Unione Europea, cito uno, tra Unione Europea e Corea, l'Italia ha aumentato il proprio commercio con la Corea molto di più di quello degli altri paesi, perché poi gli italiani, se gli prepari un po' il terreno, sono molto bravi. Però voglio dire, io penso che si debba lavorare per rendere, penso, delle istituzioni italiane, delle politiche italiane, dei parlamenti italiani, bisogna lavorare a maggior ragione per rendere più efficaci, più democratiche, più immediate, più, con sforzi di fantasia, le istituzioni dell'Unione Europea. Con sforzi di fantasia senza replicare schemi, meccanicamente schemi degli stati nazionali o di stati federali come gli Stati Uniti, si può fare la Light Federation, tutto quello che volete. E penso che sia urgente fare questo, perché si dice c'è uno scollamento tra i cittadini e le istituzioni europee, e questo ci porta a dire andiamocene. Poi però, se tu guardi le analisi, ti spiegano che negli Stati Uniti c'è uno scollamento tra il popolo e Washington. A Roma non parliamo, ma c'è uno scollamento tra la politica e i cittadini e le istituzioni, a Parigi uguale, eccetera, eccetera. Quindi è evidente che siamo dentro un contesto complicato, poi bisognerebbe capire le profezie che si autoavverano, eccetera. È evidente comunque che bisogna lavorare sulle istituzioni europee per avere le migliori, più belle, con un po' più di fantasia, che funzionino meglio. Perché abbiamo bisogno, per esempio, secondo me, di strumenti di sicurezza comune. Trump dice basta, adesso spendete un po' anche voi, in modo più costruttivo lo diceva anche Obama. E c'ha ragione.
Io credo che il primo modo per spendere di più nella difesa sia di spendere meglio, cioè mettere assieme le spese, anche attraverso una ristrutturazione dell'industria militare europea, no? Penso per esempio che, penso che siccome il problema dell'immigrazione è un problema che ci riguarda da vicino con l'Italia, ma per ragioni geografiche, mica perché vogliono tutti trasferirsi in Italia, che quel tema vada affrontato a livello europeo, altrimenti sarà rischiosissimo. Penso che ci voglia l'Europa anche per affrontare i nuovi sistemi di tassazione del robot, della web tax, ne discutiamo un'altra volta, ma abbiamo di fronte, soprattutto con l'economia digitale, giganti enormi, c'è una deterritorializzazione del posto dove ti offrono servizio, tendenzialmente la California, e dove usufruisci di quel servizio sul telefono che è qui, che è Google, la pubblicità, Uber, tutte queste cose. Anche qua secondo me la dimensione europea, se no noi possiamo solo stare lì e sperare di fare i vassalli di qualche feudatario benevolo. Bisogna cambiare tantissimo, rivoltare l'Europa come un calzino, esattamente come vogliamo fare per l'Italia, l'Unione Europea intendo le sue istituzioni. Ma solo difendendo quello che c'è si potrà fare questo. Chi dice contro questa Europa, in nome dell'Europa di Spinelli, anche tanti miei amici, io credo che qui od ora sul piano politico sta sull'agenda di chi dice contro questa Europa, e poi si vedrà. E penso che solo chi vuole bene all'Europa e ne capisce oggi più di ieri il valore di medico del mondo libero e delle istanze liberali, solo chi vuole bene a questa Europa e difende l'Europa che c'è, che è meglio dell'Europa che non c'era, cioè la guerra, e che è meglio dell'Europa che verrebbe geograficamente se non ci fossero più le istituzioni, guerre valutarie, poi guerre commerciali, etnonazionalismi e guerre, io penso questo nei prossimi vent'anni. Chi ama l'Europa che c'è e quindi soffre per le sue lacune sarà chi potrà migliorare le istituzioni dell'Unione Europea. Chi detesta l'Europa che c'è vuole semplicemente che quello che c'è scompaia, e scompaia storicamente, e che tornino le patrie, le sovranità. Non è nulla, non sarebbe nulla di nuovo per l'Europa che fino alla Seconda Guerra Mondiale, e andando indietro, insomma, poi la storia è complicata, Napoleone, Carlo Magno vuole arrivare anche a Giulio Cesare, ma l'Europa prima del processo di unificazione europea era esattamente quello, l'Europa delle sovranità nazionali, e non era una bella Europa, e non era l'Europa della libertà. Oggi, nella sua enorme imperfezione, abbiamo, credo, invece un'Europa della libertà di movimento, di commercio, di pensiero, di stampa, e tutto questo credo non sia poco. Grazie. Ringrazio il sottosegretario, anche perché penso lo condividiate tutti. Non ha parlato come politico, non ha parlato come membro del governo, ha parlato come cittadino che ha qualche idea rispetto al futuro dell'Europa, a quello che ci aspetta. Abbiamo ricordato le scadenze importanti. Saluto il professor Albazzi del Frate, che sarà docente, è docente alla Scuola di Liberalismo e si occuperà, credo, intorno al mese d'aprile delle radici storiche del pensiero liberale, poi ve lo presenterò. Io direi di lasciare spazio a qualche domanda, spero ci sia, per il sottosegretario. Posso farne anch'io? Certo, Gianni, vai. Allora, io ho apprezzato molto il Penso taglio... che vi conosciate molto bene, eh? Ci conosciamo. E ho apprezzato molto il taglio, diciamo, economico di questa lezione, che mi ricorda le vecchie trasmissioni catalassi che faceva l'attuale sottosegretario su Vede Radicale. Però io volevo anche ricordare un'altra cosa. Il 2017 sarà l'anno del 60° anniversario dei Trattati di Roma. Pare che uno dei temi sarà quello della cosiddetta Europa a due velocità proposto da
Angela Merkel in qualche uscita. Allora, ecco, proprio al sottosegretario io chiedo, sarà una tematica che proporrà diciamo l'ipotesi, uno scenario di un'Europa a due velocità su un discrimine economico, cioè queste velocità verranno in qualche modo stabilite in base, non so, agli indebitamenti, ai PIL, agli avanzi primari e così via, o sarà una Europa a due velocità in base al riconoscimento dei diritti, quindi al riconoscimento dei diritti dei cittadini europei nei singoli stati europei, quindi degli stati che riconoscono, per esempio, ovviamente il tema dell'immigrazione viene ovviamente naturale, sarà quello, l'accoglienza, niente muri, lo ius soli e così via. Ecco, questa, qual è il sentore del sottosegretario? Ma innanzitutto, per dire una frase fatta, ma che insomma va bene in questo caso, l'Europa a due velocità c'è già, cioè ci sono livelli differenziati di integrazione. L'euro, l'eurozona, l'eurogruppo è un esempio di Europa a due velocità. Ci sono i paesi che hanno addirittura la moneta unica, condividono la sovranità monetaria, e altri, gli inglesi o i polacchi, per parlare dei paesi più grossi che stanno fuori dall'euro, non hanno la moneta unica. Questo è già un elemento. E non è questo in discussione, la Merkel ha perfino dovuto chiarirlo, ma era evidente che non si riferisse a questo. Schengen, aperto anche a non europei, a non paesi dell'Unione Europea, è un altro esempio di un accordo in cui ci stanno, posto che devi rispettare alcune condizioni per starci, non tutti ci stanno. Scusate. Uno dei temi centrali però delle due velocità è ad esempio quello della difesa. Anche a trattati vigenti, senza modificare i principi base, è possibile pensare a una cooperazione strutturata permanente. Questo è lo strumento, che non è una cooperazione rafforzata, insomma, comunque che alcuni paesi senza arrivare subito all'unione militare, come c'è l'unione monetaria, cioè un solo esercito, però facciano, chi ci sta, cooperazione rafforzata, anzi appunto strutturata, per andare nella direzione di avere una cooperazione militare sulla difesa. Questo per esempio è un elemento di cooperazione, di virgolette Europa a due velocità, cioè di creare, considerando le difficoltà che ci sono, eccetera, eccetera, di creare un gruppo, non di fare dei passi indietro nell'integrazione, ma di consentire a chi lo vuole di fare dei passi avanti. Certo, sull'area euro, e questa è una delle discussioni, ci sono il Parlamento europeo, che non è un posto malvagio come ve lo descrivono, insomma, è un posto molto aperto di discussione, posizioni anche ferocemente contrarie all'Europa stessa. Io credo che questa sia la migliore dimostrazione che il Parlamento europeo è un presidio di libertà. Tu puoi andare lì e sputare sul Parlamento europeo senza che nessuno possa dirti nulla. Ha in queste settimane preso in esame una serie di relazioni programmatiche, poi certo decidono i governi, se i governi non sono d'accordo non si fa niente, però l'idea che ci sia la possibilità di mettere in comune altre funzioni per noi sarebbe importantissimo, se si arrivasse a una politica, a una polizia di frontiera unica, che significa mettere in comune la responsabilità della protezione dei confini esterni e non affidarla ai singoli stati. Dopodiché anche sull'asilo c'è l'accordo di Dublino siglato, l'Italia era anche contenta 10 anni fa, di più insomma, prevede che il cittadino
possa chiedere asilo sostanzialmente nel paese europeo di primo approdo. Siccome il primo approdo è dato dalla geografia, perché non è che la gente si sposta in aereo, il primo approdo è dato dalla geografia e noi siamo il primo approdo e gli accordi che noi avevamo sottoscritto felicemente a suo tempo prevede che tu puoi chiedere asilo solo. Quindi la cooperazione è un modo per andare avanti, l'Europa a due velocità è una possibilità di andare avanti. Io personalmente penso che l'area euro dovrebbe fare dei progressi in termini di integrazione, anche avere un bilancio comune che possa servire e una politica comune che possa servire per affrontare gli shock che si verificano in modo asimmetrico tra i paesi, tra i vari paesi che hanno adottato l'euro. Quindi questa è la logica. Può essere un modo per uscire, è una proposta che è stata una proposta italiana per tanto tempo. Può essere un modo per uscire dallo stallo istituzionale. Ci sono. Prego. Alfredo Marinelli, Federico II Napoli. Premesso che per l'uomo è molto difficile piantare un albero senza sapere se ne vedrà i frutti, non è che la percezione nostra sia troppo sbilanciata a favore della idea di politica come amministrazione del presente e non come divisione del futuro? Me la posso cavare con la battuta di un grande europeista antesignano dell'europeismo italiano, che ha portato, credo, ha fatto il bene dell'Italia nell'immediato dopoguerra, De Gasperi, che diceva: il grande politico pensa alle future generazioni, non alle future elezioni. Però questo è una dialettica che c'è, che le democrazie non hanno risolto. Io credo però che si debba, che è quello che uno come me cerca di fare, insomma, poi i risultati si vedono, no, ma che l'interesse, che la visione coincide con l'interesse, e credo che se uno guarda le mappe, che ormai sono fantastiche, si possono fare con strumenti da due soldi, le proiezioni del peso demografico ed economico di ogni singolo paese, capisce che è vero quello che ripete spessissimo Emma Bonino. Nell'Unione Europea ci sono due paesi, i paesi troppo piccoli e i paesi che non hanno capito di essere troppo piccoli ancora. Secondo me la visione porta lì, e lo dico sapendo di andare contro lo spirito del tempo, che invece ci dice: no, la visione, la sovranità è una sovranità di cartone, di cartapesta, di celluloide, secondo me, e lo sarà anche per il Regno Unito, che pure ha tradizioni imperiali e recenti. Loro si sono accorti, per esempio, ripeto, analisi che non ho fatto io, contestabili naturalmente, che scegliendo di uscire dal mercato unico, hanno perso la sovranità monetaria. Dici: ma cosa c'entra la sovranità monetaria, che loro non c'erano l'euro? Hanno avuto una svalutazione che non era assolutamente quella che loro avevano auspicato, loro i Brexiteer, perché sì, disancorata dall'idea di essere una moneta autonoma, furba, perché autonoma ma in un sistema di mercato unico e di legame forte con l'area dell'euro. Il Giappone ha la sovranità monetaria, è molto più potente economicamente della Gran Bretagna, vive in condizioni in cui l'isolamento ha un senso per mille ragioni, a differenza della Gran Bretagna. Però il Giappone ha la sovranità monetaria, ha tutto quello che secondo noi bisognerebbe avere, ed è flat come crescita ormai da 15 anni, 20 anni. E devono fare le riforme strutturali anche loro, le frecce del
dell'Abenomics, eccetera. Prego. Senatore, Lucio Di Corato, Università Tor Vergata. Guardi, io come lei sono un europeista convinto, faccio parte della generazione Erasmus, diciamo, che è stata un programma che ci ha fatto conoscere la bellezza dell'Europa, ci ha fatto conoscere la bellezza della libera circolazione delle persone. Però oggi, diciamo, tiro la linea e vedo un attimo l'Italia in questo contesto europeo rispetto agli altre nazioni, agli altri stati, in realtà ha dei tassi di crescita notevolmente più bassi rispetto a tanti altri paesi, anche, diciamo, utilizzati come benchmark, magari non paesi dell'est, ma come Germania e Francia. Ha un tasso di disoccupazione ancora altissimo, ha una incapacità di investimenti privati e pubblici assolutamente bassa. Ora, io mi chiedo quanta responsabilità c'è da parte di mancanza di politiche industriali nazionali, o magari rispetto alla pubblica amministrazione in Italia che non funziona, rispetto invece a condizioni capestro di trattati europei nei confronti di una struttura economica italiana che per forza di cose da quelle condizioni purtroppo non riesce a trarne giovamento. Quindi io mi chiedo, una forza politica che si pone alle prossime elezioni, eccetera eccetera, è giusto che proponga una revisione e una rinegoziazione dei trattati europei affinché l'Italia, esempio il 60% debito PIL, il 3% deficit PIL, affinché, diciamo, possa rilanciare il sistema paese? Io, vedendo i dati, dopo 15 anni di euro, più di 20 anni di trattato di Maastricht, tra Germania e Italia, vedevo circa qualche mese fa, a parità di costo della vita tra Germania e Italia, abbiamo dei salari medi della Germania che sono il doppio di quelli italiani. È chiaro che c'è una disparità, l'Italia è un paese che sprofonda ulteriormente nella crisi rispetto agli altri paesi europei. Quindi mi chiedo, rinegoziazione dei trattati è un tema su cui seriamente dobbiamo impegnarci? E quanto potere negoziare una nazione sola come l'Italia? Grazie. Ma guarda, io so che questo sarà una delle ragioni anche dello scontro elettorale. Il post hoc però che è facilissimo, noi siamo nell'euro, voi avete studiato filosofia e i sillogismi, i paralogismi, quindi non abbiamo crescita, siamo nell'euro, non abbiamo crescita perché siamo nell'euro. Ne leggevo stamattina uno, adesso non mi ricordo più chi l'ha fatto, altrimenti te lo giravo, però ci sono una serie di studi, di analisi molto dettagliate fatte da economisti di qualità che mostrerebbero come questo grande danno l'euro all'Italia non l'avrebbe procurato in termini di crescita. Se tu vedi la curva dei salari tedeschi e quella italiana, è più o meno sovrapponibile a quella dell'aumento di produttività. Punto. Cioè, i tedeschi nel 2000, insomma, all'inizio degli anni 2000, non stavano molto meglio di noi. Si sono messi di buzzo buono. E hanno l'euro, l'Italia è stato un paese con, diciamo, è un paese con un alto indice di indebitamento rispetto agli altri paesi europei, come la Grecia. Cioè, il fatto di aver detto voi paesi sovraindebitati dovete rientrare perché l'abbiamo male il debito. Ma sì, però questo scusa ti interrompo. È successo questo? No, il nostro debito è cresciuto, anzi si è stabilizzato al 133%. Però adesso c'è la procedura di infrazione in corso. Ma la procedura di infrazione è un'altra cosa che riguarda il deficit strutturale, se ne può discutere, sono 3 miliardi. Io dico, siccome abbiamo i debiti, dobbiamo farci prestare i soldi tutti i giorni, forse se
con 3 miliardi facciamo la figura di quelli bravi, alla fine quei 3 miliardi li recuperiamo in 6 mesi. Se pensiamo, al di là della procedura di infrazione, che può esserci, i francesi sono sotto procedura di infrazione per deficit eccessivo, non è che arrivano i caschi blu. Se invece pensiamo che noi l'Europa, eccetera, dopodiché a punirci non sarà la Commissione Europea, perché la procedura di infrazione ora che arriva via, ma sarà chi ci presta i soldi, dice così, non rientri manco per 3 miliardi, allora sui tassi di interesse e ti bruci quei 3 miliardi. Cioè, io non voglio dire tutto va bene, madama la Marchesa, però uno deve offrirmi delle alternative che siano plausibili in termini di rendere la vita degli italiani migliore. E pensare che noi abbiamo un problema, che il nostro problema sia che dovremmo fare più deficit e più debito, non ci sto, perché non è così. Magari dobbiamo fare, adesso al di là dei taxi, perché viene facile dire, poi dopodiché sbracchiamo tutto, ma perché gli italiani, non solo i politici mediamente rispondono a quello che, anche a quello, la media dei politici risponde a quello che gli italiani vogliono. Per cui secondo me è una questione mal posta, poi possiamo discutere, tornare indietro. Io per esempio avevo la fissa che siamo entrati nell'euro, in quel momento dovevamo contrattare un cambio migliore, cioè svalutando la lira che invece è stata rivalutata, ma sono passati ormai tanti anni, abbiamo il record storico dell'export, quindi vuol dire che sto euro tanto in giro per il mondo non ci penalizza. Abbiamo il record storico in negativo di tassi di interesse, arretrato la dimensione del debito. Fatico a capirlo. Certo, possiamo essere così bravi da valorizzare meglio il nostro avanzo primario, che c'è, che ci abbiamo solo noi tedeschi, per capirci, tra le grandi economie dell'euro. Possiamo fare tante cose. Ma non riesco a capire chi dice che dobbiamo uscire dall'euro o che il nostro problema è il fiscal compact, che non ha ancora prodotto un danno, ma ha prodotto risparmi consistenti di interesse abbassando gli spread. Che cosa pensa? È tutto flessibile, è già flessibile, insomma, c'è un sistema flessibile. Però uno dice va bene così, no, non c'è niente che va bene così, però ditemi qual è l'alternativa e ne discutiamo. Ma non può essere l'ideologia della sovranità monetaria. E se io sento i miei competitor in termini di discussione sull'euro, dobbiamo riprenderci la sovranità monetaria, poi cosa te ne fai? Cosa te ne fai della sovranità monetaria? Berlusconi ha detto le am lire. Poi si è reso conto che le am lire sanno cosa furono, al massimo quelli della mia generazione, perché gliel'ha spiegato il papà. Cazzo, a un certo punto circolavano le am lire, che erano le lire americane ancorate. Però vabbè, insomma, Berlusconi è simpatico anche per questo, perché come tutti i grandi della storia e anche della politica replica gli schemi che funzionavano, replica gli schemi che funzionavano alle superiori, insomma. Adesso dice due monete, l'euro, teniamo l'euro per i pagamenti esterni, l'ha detto oggi, Salvini gli ha detto già mai, e introduciamo la lira, una moneta nazionale per le regolamenti interni. Però non mi sembra una grande alternativa. Forse i tedeschi escono loro, fanno uno spin-off dalla, forse, però quello lo devono decidere loro. Nel frattempo noi potremmo solo decidere. Poi ci dicevano, ci vuole una vera banca centrale che stampi moneta. Siamo all'helicopter money, praticamente. Per lui è il problema, per gli altri erano il problema della vera moneta unica, che non c'era una banca centrale che comprasse titoli. Ci ha comprato tutti i titoli possibili e immaginabili, con grande rigore Draghi l'ha fatto, muovendosi dentro il trattato che dice che l'obiettivo, che la missione principale della banca centrale è la stabilità dei prezzi, indicando come stabilità dei prezzi un intorno da un'inflazione del 2%. L'ultima, poi io devo scappare. Prego. Alessandro Manna, se il segretario non condividi
condividiamo ovviamente gli stessi valori. Alessandro, alza un po' la voce così ti sentiamo anche nei microfoni. No, condividiamo gli stessi valori e a questo punto voglio fare un intervento di considerazione, cioè una domanda di taglio diverso rispetto all'ultimo. Così io credo che oggi in Europa si stia vivendo soprattutto una grande crisi di fiducia tra gli stati e tra i governi. E in parte noi in Italia siamo anche un po' responsabili di questa crisi di fiducia, perché la flessibilità l'abbiamo chiesta e l'abbiamo ottenuta con dei risultati, come si ricordava, un po' scadenti. Cosa fare per ricostruire questa fiducia tra i governi, tra gli stati, quindi anche tra i popoli? Perché senza fiducia non riusciremo a costruire questa Europa unita, questa Europa più efficace, più efficiente anche a livello internazionale. Forse dobbiamo ricominciare noi in Italia, con la nostra politica, con i nostri governi, a dare il buon esempio e a costruire qualcosa che forse negli ultimi mesi, negli ultimi anni, da questo punto di vista abbiamo un po' perso, nonostante Draghi alla BCE, nonostante appunto questo acquisto massiccio di debito pubblico. Abbiamo avuto le condizioni migliori per fare le riforme strutturali ed ecco che il debito pubblico rimane quello che è e non diminuisce. Abbiamo perso un treno, stiamo perdendo un treno, abbiamo perso le persone. Cosa fare per invertire la rotta e quindi ridare fiducia anche ai nostri partner europei e far capire che siamo un paese credibile? Ma io, se devo dirla tutta, e premesso che sono pronto, io non sono un grande economista naturalmente, ero un medio economista tanti anni fa, a discutere di tutto, di 3 euro, 4 euro, 5 monete, un nuovo statuto della BCE, del surplus commerciale della Germania, di tutto si può discutere. Ma io resto convinto che i problemi dell'Italia sono in Italia, che noi abbiamo dei ritardi di cui è colpa nostra, che uscire dall'euro non è la soluzione, che la guerra in corso sia una guerra ideologica e potente e pericolosa. Nei decenni passati c'erano altre ideologie che minavano la tenuta dei sistemi liberal democratici. Oggi c'è un'altra ideologia, secondo me, che mina, e che è l'ideologia, io la chiamo etnonazionalista, sovranista, chiamatela come volete, che secondo me è totalmente antistorica in generale, lo è soprattutto per l'Europa. Se voi vedete i dati degli ultimi 20 anni, cioè 20 anni fa l'Europa, quando si de Maastricht eccetera eccetera, era una potenza. Oggi lo è nel suo insieme, i singoli paesi, certo la Germania nel frattempo è cresciuta anche perché si è unificata, è una potenza in termini di export, di manifattura, ma insomma, in prospettiva perfino loro. Quindi il punto è di non usare, come invece viene usato ed è facile usarlo, l'Europa come capro espiatorio. Io non riesco a capire, nessuno mi ha ancora convinto del fatto che noi uscendo dall'euro e uscendo dall'Unione Europea avremo qualcosa da guadagnare. Non l'hanno ancora capito neanche gli inglesi, per la verità, e io non lo capisco. Io vedo esattamente l'opposto, cioè che grazie al fatto di essere inseriti nell'Unione Europea abbiamo un mercato in cui muoverci, e i dati dimostrano che ci sappiamo muovere bene, le nostre imprese naturalmente. Certo non spendiamo bene i fondi che arrivano, perché noi siamo deficitari, nonostante siamo un grande paese ricco, mandiamo su, insomma, abbiamo tra quello che mandiamo in Europa e quello che riceviamo ballano solo 2 miliardi, insomma, riceviamo anche tanti soldi, magari non li spendiamo bene. Però certo siamo un contributore netto dell'Unione Europea, ci mancherebbe altro, ci sono paesi molto più poveri, noi abbiamo regioni svantaggiate, ma dopodiché abbiamo Milano e Lombardia, che è una delle aree più ricche del mondo, non solo dell'Europa, presa a sé stante. Io credo che noi abbiamo, grazie all'Unione Europea, continuiamo ad avere il tempo, ma non lo impieghiamo bene. Poi dopo tu dici, guardi tu che stai al governo. Certo sì, parlo io che sto al governo. L'abbiamo usato bene per l'export, per esempio io sto agli esteri, ma è evidente che poi le difficoltà nelle riforme, rimettere sempre tutto in discussione, si bisogna mettere in discussione anche il Jobs Act, eccetera, eccetera,
non è il modo migliore per sfruttare il tempo che stare nell'Unione Europea ci consente, stare nell'euro ci consente. Il tempo è debito. Il tempo è debito. Cioè, se noi non avessimo avuto storica battaglia radicale dagli anni 80, Rannella nel 83-84, i radicali proposero una legge per il rientro dal debito pubblico, che allora era il 60-50%, non lo so. Noi quel debito lì non riusciamo più a scollarci. Io penso, e chiudo su questo, che non chiedere di fare più deficit, ma io credo che si debba concedere di più in termini di governance economica per avere una condivisione, in parte ci sono tanti meccanismi, e una corresponsabilità, non una condivisione, cioè i tedeschi si incazzano, una corresponsabilità sui debiti della zona euro. E io penso che un paese come il nostro, che ha grosso modo lo stesso avanzo primario della Germania, cioè noi abbiamo un surplus primario, se non consideriamo i tassi di interesse, uguale a quello della Germania, ha titoli per chiederlo. Quindi noi dovremmo continuare a manetta sulle riforme, aumentare la produttività, evitare tutti i vari furbetti dei cartellini, avere una pubblica amministrazione che spende meno e funziona meglio, e poi certo sedersi al tavolo della discussione della governance macroeconomica, che è mica un totem e quindi non può essere un tabù, però lo devi fare con la credibilità. E un po' la stiamo recuperando e dobbiamo tenercela cara, che è il bene più prezioso. Grazie. Grazie al sottosegretario.